Prima di iniziare vi ricordo velocemente che stasera sarò in live qui su YouTube per seguire insieme a voi lo State of Play di Sony. Ci vediamo a partire dalle 22:30, non mancate perché potremmo addirittura festeggiare in live i 20.000 iscritti e in più ho anche una super notizia a Poraccia che farà la felicità di molti, non mancate! Poracci bravissimi che avete riconosciuto l'ending di Roger Jr. direttamente da Tekken Tag Tournament 2 e devo complimentarmi con Emanuele e Giuseppe che in un duello al Cardio Palma hanno dato la risposta corretta in contemporanea. Il commento più bello però è quello di Francesco, che poi non si discosta tanto dalla verità. Rimpiazza i canguri con gli spadaccini di Fire Emblem e il gioco è fatto. Ma ora tocca a voi. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con meno di 20.000 iscritti. Oggi, tanto per cambiare, sarà una puntata ricchissima perché andremo ad analizzare a fondo l'emulazione del Nintendo 64 e tutto il casino che si è scatenato intorno su internet. In più parleremo del futuro dell'NSO e per chiudere andremo a fare un po' di predictions sull'evento di stasera, lo State of Play di Sony. Ma cosa volete di più? Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportarmi nel mio progetto di conquista di YouTube Italia. Basta che lasciate un like e vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche. Molto semplice. E visto che ci siete, seguitemi anche sugli altri social e in più in descrizione trovate il link al Patreon, il Patreon dei Poracci. Bene, ora lo posso dire. Iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ieri si sono festeggiati i 20 anni di Pikmin e il rumor che avevo riportato a riguardo del gioco firmato da Niantic è stato confermato ufficialmente. Il prossimo esperimento in realtà aumentata si intitolerà Pikmin Bloom e vedrà come suo obiettivo principale il camminare per lasciarsi dietro una scia di fiori colorati e rendere così il mondo un posto migliore, almeno credo. In pieno stile Niantic, proprio come con Pokémon Go, il trailer non è che abbia fatto capire molto del gioco. Abbiamo però la benedizione di Miyamoto e la promessa da parte di Nintendo of Europe che il gioco arriverà presto anche da noi su iOS e Android. Per ora solo chi si trova a Singapore e in Australia ha accesso al titolo. Proprio come mesi scorsi, D-Lab ha annunciato con anticipo quelli che saranno i giochi del Plus per il mese di novembre. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma visto lo storico possiamo fidarci e purtroppo ci troviamo di fronte a un altro mese senza mordente. I giochi dati in omaggio agli abbonati saranno Knockout City per PS4 e PS5, Walking Dead per il PSVR, First Class Trouble per PS4 e PS5, che viene descritto come un party game di deduzione sociale dove i 6 giocatori devono lavorare insieme e uno contro l'altro per sopravvivere a un'insurrezione di un'intelligenza artificiale a bordo di una lussuriosa nave da crociera spaziale. Non so a voi, ma a me un po' mi ricorda qualcosa, eh? E per finire anche Kingdom of Alamur Re-Reckoning per PS4. Che ne pensate di questo mese? Nel mentre arrivano anche i primi test sul controller in stile Nintendo 64 per Nintendo Switch e se ancora eravate indecisi se acquistarlo o meno, i primi pareri potrebbero convincervi a non farlo. Il controller infatti non sembra seguire dei protocolli standard da pad generico wireless. Questo significa che non è un plug and play. Molti computer, inclusi Mac, fanno fatica a interfacciarsi con questa periferica e anche se si riesce a farlo riconoscere dal sistema operativo, rimangono problemi nel registrare gli input. Badate bene quindi che vi potreste ritrovare con un controller utilizzabile decentemente solo su Switch con l'NSO. Vedete voi se è una spesa che vale la pena affrontare. E visto che stiamo parlando di NSO, a questo punto direi di entrare nel vivo dell'episodio di oggi e fare il punto della situazione sull'emulazione proposta da Nintendo all'interno del pacchetto aggiuntivo. Siamo veramente di fronte a un'offerta scandalosa? Cerchiamo di vederci chiaro. Come vi avevo già accennato ieri, se ne sono sentite di cotte e di crude su come è stata presentata la libreria Nintendo 64 all'interno dell'NSO. Continuo però a credere che per quanto il lavoro di Nintendo possa godere di ampi miglioramenti, gran parte delle critiche sia ingenerosa. Ad esempio si è parlato di bug audio su Mario Kart che fanno sparire la colonna sonora, quando poi, come avete giustamente segnalato anche voi nei commenti, questa è una feature presente da sempre nel gioco, che tramite la pressione di un tasto, anche su hardware originale, permetteva di disattivare la musica. Che ok, è abbastanza strano, ma non si tratta di certo di un bug. Così come, chi ha riportato Crash e Freeze su Ocarina of Time,
è giunta a questi scenari cercando di sfruttare dei glitch in delle speedrun. Quindi l'impressione che ho è che molti stiano esagerando le problematiche dietro a questi emulatori, un po' perché la memoria non gli fa ben ricordare cosa significava giocare a Nintendo 64, poi delle versioni PAL non parliamo, e un po' perché lamentarsi alzando la voce è sempre divertente su internet. L'unica panoramica seria e professionale dei limiti tecnici di questa emulazione l'ha offerta Modern Vintage Gamer in un video super esaustivo che vi consiglio di recuperare assolutamente. Lo youtuber analizza nel dettaglio ogni singolo aspetto dell'emulazione sul pacchetto aggiuntivo, dai problemi di filtering all'analisi dell'input lag, passando per il rendering dell'effetto nebbia, incredibilmente sbagliato su Ocarina of Time, fino all'analisi del netcode per il gioco online. Io piano piano mi sto facendo un'idea a riguardo e sono convinto che il servizio abbia ampi margini di miglioramento e spero che Nintendo risolva alcune imperfezioni, inammissibili se presenti all'interno di un servizio in abbonamento, ma da qui a dire che si tratta di emulazione scandalosa ce ne passa. Ad esempio, quella su Wii U aveva molte più problematiche. Per gli utenti medi o anche i semplici appassionati nostalgici, gran parte di queste imprecisioni non avranno mai un reale peso e difficilmente saranno notate. Se avrò tempo sarò felice di farvi una mia recensione, magari anche del controller, quando arriverà. Ma per quanto riguarda il Nintendo 64 non è finita qui, e non pensavo che avrei mai detto questa cosa nel 2021, perché i dataminer hanno analizzato il codice del pacchetto aggiuntivo e hanno scoperto cosa sta pianificando Nintendo per il futuro di questa piattaforma. Ma andiamo con calma. Mondo Mega ha condiviso su Twitter i risultati delle sue scoperte. Sostanzialmente nei piani di Nintendo c'è la volontà di aggiungere la bellezza di almeno 38 giochi in totale per Nintendo 64 e 52 per Mega Drive. Nel database portato alla luce dall'utente, i titoli sono presentati in ordine alfabetico, quindi andando a ripercorrere la libreria del Nintendo 64 si può già presumere che titoli come Wave Race, Mario Party, Super Smash Bros. Abbiano il loro slot pronto all'interno del servizio. Purtroppo però, e questo è il grande limite del pacchetto aggiuntivo, non sappiamo quando e a che frequenza questi verranno aggiunti. In fondo siamo anche all'oscuro sulla data di pubblicazione dei prossimi titoli già annunciati. Speriamo che Nintendo affronti con più regolarità questo catalogo rispetto a quanto fatto con NES e SNES. Mondo Mega parla anche di una nuova console in arrivo, ma qui sono più dubbioso. Infatti per il dataminer i vari sistemi emulati sono indicati in ordine numerico: il NES 1, lo SNES 2, il Nintendo 64 è il 3 e il Mega Drive il 5. Che fine ha fatto il 4? Che sia il numero pensato per indicare il Game Boy? Qui ho i miei dubbi, perché in Giappone il numero 4 e la parola morte condividono la stessa pronuncia, Shi, e quando possibile si tende a evitare questo numero che si pensa porti sfortuna. Nei palazzi molto spesso si passa dal terzo al quinto piano e lo stesso ragionamento potrebbe essere stato applicato alla numerazione degli emulatori. Sia chiaro, mi aspetto che prima o poi altre console arrivino a rimpolpare il pacchetto aggiuntivo, credo solo che non sia questa la conferma che aspettavamo. In ogni caso, cosa ne pensate di queste aggiunte corpose alle librerie di Nintendo 64 e Mega Drive? Una volta al completo, varranno il prezzo del biglietto? E per concludere, gettiamoci in un po' di predictions per lo State of Play di questa sera. Sarà sì un evento minore, ma perché no, potrebbe riservare qualche sorpresa. La Poro Live inizierà alle 22:30, ma come riportato sul PlayStation Blog, lo State of Play partirà alle 23, durerà circa 20 minuti e si concentrerà su titoli di terze parti sia per PS4 che per PS5. Non aspettatevi quindi nulla dei big dei PlayStation Studios come God of War, Spider-Man 2 e Horizon Forbidden West. È sicuro che ci sarà un focus su Little Devil Inside, action adventure indie che ha già catturato l'attenzione di molti, ma potrebbe esserci spazio per molti altri titoli attesi. Square Enix potrebbe contribuire svelando di più su Forspoken, Final Fantasy Origins o perché no, su A My Stuff Final Fantasy XVI. C'è poi Hogwarts Legacy ormai latitante da un anno, o il gioco su Gollum del Signore degli Anelli, senza contare un possibile DLC di Deathloop, nuove informazioni su Call of Duty Vanguard o un nuovo trailer di Saints Row 3. E sì, lo so, volendo c'è anche Elden Ring, ma... ho i miei dubbi. Rimanendo sempre con le giuste aspettative, si tratta in fondo di soli 20 minuti di presentazione, secondo me c'è spazio per un bel annuncio a sorpresa. Voi cosa vi aspettate? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, tra i commenti, per discutere delle notizie del giorno. Voi riposatevi, ma non troppo, perché ci rivediamo questa sera alle 22:30 per seguire insieme in live lo State of Play. Quindi nerdate duro e ci vediamo dopo. Io sono il Poro Emulato, Michele Play,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma che è la scoteca?